Un giorno di gennaio dell'anno 1941, un soldato tedesco camminava nel quartiere San Lorenzo a Roma. Sapeva 4 parole in tutto d'italiano e del mondo sapeva poco o niente. Di nome si chiamava Gunther, il cognome rimane sconosciuto. Di Roma sapeva soltanto quelle poche notizie che si imparano alla scuola preparatoria, per cui gli fu facile supporre che i casamenti vecchi e mal ridotti del quartiere rappresentassero senz'altro le antiche architetture monumentali della città eterna. E all'intravedere, oltre la muraglia che chiude l'enorme cimitero del Verano, le brutte fabbriche tombali dell'interno, si figurò che fossero magari i sepolcri storici dei Cesari e dei Papi. Non per questo, tuttavia, si fermò a contemplarli. A quest'ora per lui Campidoglio e Colossei erano mucchi di immondezza. La storia era una maledizione ed anche la geografia. Per dire il vero, l'unica cosa che in quel momento lui andasse cercando per le vie di Roma era un bordello. Non tanto per una voglia urgente e irresistibile, quanto piuttosto perché si sentiva troppo solo e gli pareva che unicamente dentro un corpo di donna, affondato in quel nido caldo e amico, si sarebbe sentito meno solo. Ogni tanto si sfogava a calci contro i selci che gli capitavano fra i piedi, forse distraendosi nella fantasia con la finzione d'essere qualche suo idolo calcistico. Ma immediatamente si ricordava della sua uniforme di combattente del Reich e riprendeva il suo contegno con una scrollata che gli spostava di poco il berretto. L'unica tana che gli si offerse fu un seminterrato che portava l'insegna Vini e Cucina, dove sia l'oste che il garzone lo accolsero con una freddezza svogliata e diffidente. Lì si fece servire, una dopo l'altra, 5 misure di vino e quando risortì all'aria aperta una leggera nausea lo invase e nel putrido scirocco della strada che gli gonfiava il cuore ad ogni respiro lo prese una voglia impossibile di essere a casa, rannicchiato nel suo lettuccio troppo corto. Però, grazie al vino, questa enorme nostalgia, invece di straziarlo, lo rese allegro. Fece ancora qualche passo sul marciapiede, poi svoltò a caso e al primo portone che trovò si fermò sulla soglia con l'intenzione spensierata di accucciarsi là dentro e dormire. In quel momento, qualsiasi creatura femminile che lo avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza. E allorché vide arrivare dall'angolo una donnetta che rincasava carica di borse, non esitò a chiamarla. «Signorina! Signorina!» E con un salto le si parò davanti, benché non sapesse nemmeno lui che cosa pretendere. Colei però, al vedersi affrontata da lui, lo fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti all'apparizione propria e riconoscibile del terrore. La donna, di professione maestra elementare, si chiamava Ida Ramundo, vedova Mancuso. Di età aveva 37 anni compiuti e davvero non cercava di sembrare meno anziana. Insegnava in una scuola presso la Garbatella, lontano dalla sua abitazione, che divideva con suo figlio Nino e che si trovava nel quartiere San Lorenzo. Non troppo distante dalla sua scuola c'era il ghetto, un piccolo quartiere antico con alte muraglie e cancelli che fino al secolo scorso venivano chiusi la sera. Gli abitanti, per la maggior parte, facevano i venditori ambulanti o gli stracciaioli,
che erano i soli mestieri concessi dalla legge agli ebrei nei secoli scorsi. Spesso Ida passava dal ghetto e fu proprio lì che un giorno incontrò Vilma, una sorta di ragazza invecchiata con un volto febbrile che attraverso i suoi giri di faticante riportava alle donne del ghetto delle informazioni strane ed inaudite. Affermava di aver saputo che nella storia prossima era segnata una nuova strage, peggio di quella di Erode, che i tedeschi, non appena occupavano un paese, trascinavano tutti gli ebrei fuori dai confini, nella notte, nella nebbia, che molti morivano in cammino e venivano buttati tutti in fosse enormi, i vivi con i morti. Nessuno credeva veramente alle parole di Vilma. Solo Ida l'ascoltava con terribile serietà, vedendo in lei una sorta di profetessa. E siccome Ida aveva una madre ebrea pura da lontane generazioni, è chiaro perché quel giorno di gennaio del 1941 accogliesse l'incontro con quel soldatuccio tedesco a San Lorenzo come la visione di un incubo. Costui doveva essere un caporale, forse, o un capitano della SS venuto ad identificarla. Il soldato, da parte sua, risentì come un'ingiustizia quel ribrezzo evidente della sconosciuta signora. Ma, grazie al vino, la Babele terrestre si era trasformata per lui tutta in un circo. Risolutamente le prese dalle mani le sporte e ripeté due volte «Schlafen! Schlafen!». A lei l'incomprensibile parola suonò come una formula gergale di imputazione e tentò in italiano una risposta indistinta. Ma egli, in uno slancio da bandito cavalleresco, la precedette su per la scala. Ad ogni pianerottolo si arrestava ad aspettarla. E lei lo seguiva, inciampando come un ladroncello che si trascina dietro ai portatori della sua croce. Il peggiore affanno di Ida, in quella salita, era che suo figlio Nino si trovasse a casa a quell'ora e per la prima volta da quando era madre si augurava che il suo piccolo teppista stradaiolo le restasse in giro. Arrivati al sesto piano, il soldato le venne in aiuto per le chiavi con l'aria di uno che entra in casa propria e una volta entrati le gridò «Fare amore! Fare amore!» ripetendo in uno sfogo fanciullesco altre due delle quattro parole italiane che si era fatto insegnare alla frontiera. Poi, senza neanche togliersi la cintura, si buttò sopra di lei e la possedette. Essa, che soffriva di una leggera forma di epilessia, uscì di coscienza. Quando rinvenne, sentì che lui la baciava con dolcezza e provò una strana felicità senza orgasmo, come talora capita in sogno. Le pareva di essersi staccata dal continente della memoria e gli oggetti casalinghi le sembravano creature vegetali o acquatiche, alghe, coralli, stelle marine che riposavano nel silenzio del mare senza appartenere a nessuno. Il ragazzo si staccò da lei che era ancora in uno stato di semi-incoscienza e ricompostosi ebbe l'idea di lasciarle un ricordo. Si frugò nelle tasche e vi trovò solo un coltelluccio che depose nella palma di Ida senza altre spiegazioni. Dopo quel giorno trascorsero parecchie settimane prima che Ida riconoscesse questo scandalo supremo ed insensato, e cioè che la sua relazione con un tedesco anonimo l'aveva lasciata incinta. Ogni tanto la notte per la città risuonavano le sirene dell'allarme aereo,
Ma la gente se ne curava poco, persuasa che Roma non sarebbe stata colpita per la protezione del Papa, che difatti veniva soprannominato la contraerea dell'urbe. Una notte, poco prima di un allarme, Ida, gravida, sognò che cercava un ospedale per partorire, ma tutti la respingevano in quanto ebrea, dicendole che doveva andare all'ospedale ebraico e indicandole un edificio bianchissimo senza finestre né porte. Di lì a poco lei si ritrovava all'interno dell'edificio. Era una fabbrica immensa, illuminata da fasci di proiettori accecanti. Improvvisamente poi si trovava su una spiaggia con tanti ragazzetti che d'un tratto si illuminava meravigliosamente di innumerevoli grappoli di luce verdi, arancioni, rosso granato sul turchino della notte. E i ragazzini dicevano: «Qua, qua, da qua si vede tutta la città nel mare, tutta, pure le montagne». Quando si risvegliò, fu presa da un desiderio irresistibile di andare al quartiere ebreo. Si sentiva attratta lì da un richiamo di dolcezza, come l'odore di una stalla per il vitello o un pianeta gravitante intorno ad una stella. Poco dopo quel sogno, il bambino nacque. Fu chiamato Giuseppe Felice Angiolino, nome che da quando cominciò a parlare lui pronunciò Useppe, e così rimase. Col tempo, le piccole bottegaie del ghetto frequentate dai Duzza si erano fatte più taciturne e reticenti, ma proseguivano nei loro affarucci quotidiani come se gli avvenimenti europei non le riguardassero. Ad Ida capitava sempre di incontrare Vilma, avvilita perché tra i suoi amati gatti dei ruderi aumentava di giorno in giorno il numero degli assenti. Vilma aveva sempre qualche rivelazione nuova da parte delle sue informatrici private, la signora e la monaca, che riferiva con i suoi gesticoli da folle a voce bassa. Raccontava, per esempio, che in tutta l'Europa vinta le case dove ancora si sospettava la presenza di qualche ebreo venivano murate alle finestre, alle porte e quindi polverizzate con certi gas speciali detti cicloni, e che per le campagne della Polonia da tutti gli alberi pendevano impiccati uomini, donne, bambini, ma non solo ebrei, zingari, comunisti, polonesi, combattenti. I loro corpi cadevano a pezzi, contesi dalle volpi e dai lupi, e in tutte le stazioni dove passavano i treni si vedevano lavorare sulle rotaie degli scheletri che avevano solo gli occhi. Simili resoconti venivano accolti al solito come prodotti fantastici della mente di Vilma. Non solo le strane notizie della signora e della monaca, ma anche le notizie più o meno ufficiose seguitavano a cadere là nel ghetto in una sorta di passività ostinata. Nessuno ancora, del resto, né nel ghetto né altrove, aveva imparato il significato vero di certi termini quali evacuazione, internamento, trattamento speciale, soluzione finale. Solo una di loro, udendo un giorno la voce del Führer che smaniava la radio, osservò sovrappensiero: «Quelli vanno fan ordine aritmetico, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni per pareggiare tutti i numeri allo zero». Con l'arrivo della buona stagione, le incursioni aeree sulle città italiane si moltiplicarono e i bollettini militari, per quanto recitassero la parte dell'ottimismo,
accusavano ogni giorno distruzioni e stragi. La gente, ormai snervata, incominciava a sentirsi meno sicura. Le famiglie possidenti si erano trasferite in campagna e rimasti, la grande folla, incontrandosi in strada, sui tram, negli uffici, si guardavano in faccia tutti con la stessa domanda assurda nelle pupille. Una mattina Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano il piccolo Giuseppe. Secondo un'abitudine presa in quell'estate, era uscita come una popolana, col vestito di casa e delle scarpe di pezza. Giuseppe non portava altro addosso che una camicina stinta, dei calzoncini e due sandaletti di misura eccessiva perché acquistati col criterio della crescenza. Uscivano dal viale alberato non lontano dallo scalo merci quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d'orchestra metallico e ronzante. Giuseppe levò gli occhi in alto e disse: «Lioplani!» E in quel momento l'aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. «Giuseppe! Giuseppe!» gridò Ida. «Ma sto qui!» le rispose la vocina di lui. Essa lo prese in collo e si mise a correre senza direzione. Intanto era cominciato il suono delle sirene e improvvisamente nella sua corsa Ida sentì che scivolava verso il basso su un terreno che pareva arato e verso il fondo cadde con Giuseppe stretto nelle braccia. Con una mano si aggrappò a una radice schiantata che sporgeva presso di lei e, rannicchiata intorno a Giuseppe, prese a palparlo febbrilmente per assicurarsi che era incolume. Tutto intorno durava un fragore fischiante e rovinoso, nel quale tra scrosci, scoppetti vivaci, strani tintinnii, si sperdevano deboli voci umane e nitriti di cavallo. Giuseppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia curioso e sovrappensiero. «Non è niente», essa gli disse. «Non aver paura, non è niente». Lui aveva perduto i sandaletti e agli schianti più forti lo si sentiva appena tremare. «Niente», diceva poi tra persuaso e interrogativo. Per tutto il tempo che stettero lì, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero intenti a guardarsi. Al cessato allarme, si ritrovarono dentro una nube polverosa che nascondeva il sole. Sull'altra parte del viale, le vie di sbocco erano montagne di macerie e Ida, con Giuseppe in braccio, cercò una via verso il piazzale tra gli alberi massacrati ed anneriti. Il primo oggetto riconoscibile che incontrarono fu, ai loro piedi, un cavallo morto, con la testa adorna di un pennacchio nero tra coroni di fiori sfrante. Nello spazio attorno al cavallo si scorgevano altre corone, altri fiori, ali di gesso, teste, membra di statue mutilate. Davanti alle botteghe funebri, rotte, svuotate, il terreno era tutto coperto di vetri. Dal vicino cimitero veniva un odore molle, zuccheroso, stantio, e se ne intravedevano i cipressi neri, contorti. Intanto altra gente era riapparsa, crescendo in una folla che si aggirava come su un altro pianeta. Si sentivano delle urla, dei nomi, però questi suoni echeggiavano rauchi, stravaganti, come in una corte di sordomuti. La vocina di Giuseppe ripeteva a Ida una domanda incomprensibile in cui le pareva di riconoscere la parola «casa».
Ma, casa, ma, casa. Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, Ida ravvisò il loro caseggiato. Ma, casa. Era andato distrutto. Ne rimaneva solo una quinta spalancata nel vuoto. Al posto del loro appartamento si scorgeva un pezzo di pianerottolo. Da basso, delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano tra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondizia. Là sotto dovevano essere tutti morti, ma certune di quelle figure andavano raspando con le unghie tra quei cumuli alla ricerca di qualcuno, qualcosa da recuperare. Il piccolo Giuseppe continuava a chiamare il cane. Bi! Bi! Ma Blitz era perduto. Insieme al letto matrimoniale, al lettino, al divano letto, alla cassapanca, al suo ritratto a ingrandimento, alle pentole di cucina, alle maglie d'inverno, alle 10 buste di latte in polvere. Forse anche per effetto del digiuno, Ida era presa da sonno e il senso dell'identità le andava sfuggendo. Quel corpo impastato di sangue e di calce era maschio o femmina? Quelle fiamme purulente servivano a bruciare i morti? I cavalli ammazzati erano ariani o ebrei? Una mattina assolata, Ida si alzò in fretta, sapendo che per questo lunedì aveva in programma di comprare a Giuseppe un paio di scarpette nuove, visto che si approssimava l'inverno. Dopo un percorso a piedi abbastanza lungo, l'autobus diretto al Tiburtino li fece aspettare più di mezz'ora. In compenso, furono fortunati nell'acquisto delle calzature, riuscendo a scovare, dopo molte ricerche, addirittura un paio di stivalini alti alla caviglia a quali Giuseppe non ne aveva mai posseduti. Tornando indietro, all'altezza di Piazzale delle Crociate, furono sorpassati da una donna di mezza età che correva come una pazza nella loro stessa direzione. Ida la riconobbe. Era un'ebrea del ghetto, moglie di un certo Disegni Settimio, che teneva una piccola compravendita di roba usata dietro a Sant'Angelo in Pescheria. «Signora! Signora Disegni!» Ida la chiamò affrettando il passo alle sue spalle. E siccome quella non pareva darle ascolto, immediatamente si prese, Ida si prese Giuseppe in collo e la rincorse. Colei però continuava a non darle ascolto. E quando Ida le fu accosto, la guardò a malapena. «Signora, ma non mi riconosce? Io!» incalzava Ida. Ma quella non le badava e anzi accelerava l'andatura. Sudava e i capelli tagliati corti, grigiastri e ingialliti, le si appiccicavano sulla fronte. Ida le correva al lato, sballottando il bambino in una sorta di panico ansante. «Signora!» le disse d'un tratto. «Io pure sono ebrea!» La signora Disegni non le dette ascolto, ma come scossa da un allarme repentino, si gettò a correre come una bestia verso la stazione ferroviaria di fronte. Ida, frattanto, si era quasi dimenticata di avere in braccio Giuseppe, tesa com'era a non perdere di vista la figura della signora. La vide dirigersi all'ingresso dei passeggeri, poi tornarne indietro. Ida attraversò lo slargo e prese la stessa direzione. Il cancello era aperto e a circa una decina di passi dall'entrata si incominciò ad udire un orrendo brusio che non si capiva da dove venisse, dato che in quella zona appariva attualmente deserta e oziosa. Avvicinandosi ai binari, il suono aumentò di volume. Non era, come Ida era indotta a credere, il grido di animali ammucchiati, ma
Era un vocio di folla umana. Ida andrò dietro a quel segnale, per quanto nessuno vi fosse visibile. Avvicinandosi, l'invisibile vocio cresceva, richiamando certi clamori degli asili, dei lazzaretti, dei reclusori. In fondo alla rampa stazionava un treno che pareva di lunghezza sterminata. Ida capì che il vocio veniva da là dentro. Erano forse una ventina di vagoni bestiame senza finestre, con una minuscola grata posta in alto. A qualcuna di quelle grate si scorgevano mani aggrappate, a qualche altra un paio di occhi fissi. La signora di segni si fermò come paralizzata, poi iniziò a correre sguaiatamente avanti e indietro, urlando lungo la fila dei vagoni con una voce quasi oscena: «Settimio! Settimio! Graziella! Angelino!» Dall'interno del convoglio qualche voce ignota le gridò: «D'andare via! Se no quelli avrebbero preso pure lei!» «No! No, che non me ne vado!» E inferocita, picchiando i pugni contro i carri, gridò: «La mia famiglia! Di segni! Famiglia di segni! Settimio!» E ruppe d'un tratto, attaccandosi alla sbarra di un portello. Dietro la graticola era comparsa una piccola testa di vecchio. «Vattene, Celeste, che quelli stanno per tornare!» «No, no, che non me ne vado! Io pure so giudia, voglio montar pur io su questo treno!» gridava, continuando a colpire il portello con violenza. Ida si era coperta di sudore come avesse la febbre. Sentì suonare le campane, poi sentì dei colpi fondi e ritmati che rimbombavano vicino a lei. Li credette lì per lì i soffi del treno in movimento, però subitamente si rese conto che quei colpi risuonavano vicino al suo corpo. Era il cuore di Giuseppe che batteva in quel modo. Sì, era il cuore di suo figlio. Negli ultimi mesi dell'occupazione tedesca, Roma prese l'aspetto di certe metropoli indiane, dove non esiste nessun censimento dei vivi e dei morti. Una moltitudine di sbandati e di mendicanti, cacciati dai loro paesi distrutti, bivaccava sui gradini delle chiese, nei parchi pubblici pascolavano pecore e vacche denutrite. Le truppe tedesche si accampavano intorno all'abitato. Negli alberghi di lusso, requisiti dai comandi del Reich, si imbandivano cene strepitose dove lo spreco era ossessivo. In qualche via secondaria della città si notava qualche palazzetto medio borghese con file di finestre murate sui vari piani. Erano vecchie sedie d'uffici adibite dagli occupanti a camere di tortura. Da quegli interni fuoriusciva spesso uno strepito di canzonette di grammofono a pieno volume. Tutti i giorni poteva succedere di vedere un camion della polizia fermarsi davanti a un fabbricato con l'ordine di perquisirne ogni ambiente alla caccia di qualcuno. E nessuna norma limitava questa caccia perpetua e senza preavviso, in cui l'arbitrio dei padroni era totale. Le notizie delle retate, delle sevizie, dei macelli circolavano per i rioni come echi rantolanti senza risposta possibile. Si sapeva che appena fuori dalle mura stavano buttati a decomporsi corpi senza numero. Ma alla fine, dentro la città isolata, saccheggiata, presa d'assedio, la vera padrona era la fame.
Il piccolo Giuseppe perdeva peso di giorno in giorno ed i suoi occhi prendevano tutto lo spazio nella sua faccia piccola come un pugno. La misera lotta di Ida contro la fame, che da più di 2 anni la teneva armata, adesso era pervenuta al corpo. Quest'unica esigenza quotidiana, dar da mangiare a Giuseppe, la rese insensibile ad ogni altro stimolo. A volte, se lo trovava rannicchiato al petto che, dormendo in un movimento cieco, le brancicava le mammelle ansioso. Ma le sue mammelle, già scarse allora, adesso erano prosciugate in eterno. Con una tenerezza bestiale, inservibile, Ida staccava il figlietto da sé e in quel momento incominciava la sua battuta diurna per le vie di Roma, cacciata avanti dai suoi nervi come da un esercito di armati in doppia fila. Dar da mangiare a Giuseppe. Solo quello. Dar da mangiare a Giuseppe. Seppure con ritardo, Ninnuzzo mantenne la promessa e venne a trovare il fratello Giuseppe con la motocicletta. Era inverno, ma la giornata in pieno gennaio sapeva di pane. Appena fuori dal portone, senza nemmeno aspettare l'invito del fratello Nino, Giuseppe, tutto in fremito, si aggrappò alla motocicletta per saltare in sella. Alcuni ragazzini, come tanti innamorati, si erano raccolti intorno a Nino che con superiorità spiegava: «È una Triumph», degnandosi perfino di concedere qualche informazione sulla cilindrata, il cambio, il tamburo, eccetera. La partenza fu strepitosa ed il viaggio per Giuseppe un vero ride fantascientifico. Fecero tutto il centro storico, Piazza Venezia, Piazza del Popolo, Via Veneto, Villa Borghese, Piazza Navona, il Gianicolo, San Pietro. Si scaraventavano per tutte le strade con un rumore gigantesco, perché Ninnuzzo aveva abolito la marmitta. E al loro passaggio la gente scappava da tutte le parti e protestavano e le guardie non fischiavano. Giuseppe non aveva mai conosciuto quei quartieri che in un ciclone risplendente correvano addosso alla motocicletta di Nino come a una sonda spaziale attraverso i pianeti. A levare gli occhi in alto si vedevano statue volare fra le cupole e le terrazze e trascinare ponti in corsa con le tuniche al vento e alberi e bandiere giostrare e personaggi mai visti in forma d'uomo, di donna, d'animale portare palazzi, giocare con l'acqua, suonare trombe d'acqua, correre e cavalcare dentro alle fontane, vicino alle colonne. Giuseppe, proprio ubriacato dal piacere dell'avventura, accompagnava il tuono del motore con uno scoppiettio continuo di risate. E quando Nino fece per posarlo giù, si accigliò e, aggrappandosi alla macchina, lo sollecitò: «Ancora! Ancora! Ancora! Ancora!» gli rifece il verso canzonandolo il fratello Nino. Poi, dopo la terza scorrazzata, dichiarò: «Mo basta! E me lo dai un bacetto?» soggiunse per salutarlo. «Ancora!» rimormorò Giuseppe levando gli occhi verso di lui. Però Nino stavolta neanche gli rispose e ripartì con un enorme boato tra la folla degli adoratori. Resta dunque da raccontare per ultima quella primavera estate del 47, con i vagabondaggi di Giuseppe e del suo cane Bella in libera uscita dal quartiere Testaccio e dintorni. Nel corso della stagione, i due, per quanto solitari, non mancarono incontri ed avventure. La prima fu la scoperta di un luogo meraviglioso. Fu una domenica mattina. Dopo il breve intervallo della loro clausura, Giuseppe e Bella avevano di nuovo via libera per uscire. E tanto erano smaniosi che alle 9, salutata Ida, erano già fuori di casa. La tramontana aveva lasciato l'infinito così limpido che perfino i muri vecchi ringiovanivano a respirarlo. E oggi, per la prima volta, Giuseppe e Bella valicarono i loro soliti confini. Senza nemmeno accorgersene, cammina, cammina. Presero a destra, dove Bella, chiamata da un odore inebriante, incominciò a correre seguita da Giuseppe.
Bella, il cane correva al grido «Ur! Ur!» che significa «Il mare! Il mare!» mentre invece quello laggiù non era altro che il fiume Tevere. Ma non più, in vero, lo stesso Tevere di Roma. Qua esso correva fra i prati e rifletteva i colori naturali della campagna. Qui la città era finita. Di là, sull'altra riva, si scorgevano ancora fra il verde poche baracche e casupole. Ma da questa parte non c'erano che prati e canneti. E nonostante la domenica, il luogo era deserto. C'erano soltanto Giuseppe e il suo cane Bella, i quali correvano avanti d'un tratto e poi si buttavano a scapriolare nell'erba, poi zompavano, correvano, poi per un altro tratto. In fondo ai prati incominciava una piccola zona boscosa. Fu lì che ad un certo punto Giuseppe e Bella rallentarono i passi e smisero di chiacchierare. Erano entrati in una radura circolare, chiusa da un giro di alberi che in alto mischiavano i rami, così da trasformarla in una specie di stanza col tetto di foglie. Il pavimento era un cerchio di erba appena nata con le piogge. Di là dai tronchi, una palizzata naturale di canne lasciava intravedere l'acqua. E il passaggio della corrente, insieme all'aria che smuoveva le foglie, variava le ombre colorate dell'interno. All'entrare, Bella fiutò in alto, poi levò appena gli orecchi al suono di un belato della campagna, ma subito li riabbassò. Anche lei, come Giuseppe, si era fatta attenta al grande silenzio che seguì la voce singola di quel belato. Un frullo corse nell'alto del fogliame e poi, da un ramo mezzo nascosto, si udì cinguettare una canzonetta che Giuseppe riconobbe senza indugio, avendola imparata un certo mattino ai tempi in cui era piccolo. Anche Bella parve gustare la canzonetta, perché alzò la testa di sotto in su. «La sai?» le bisbigliò Giuseppe pianissimo. E in risposta il cane agitò la lingua per intendere. «Altro che!» Il cantante era un passero comune e a quanto pare la canzonetta si era diffusa nel giro degli uccelli diventando di moda. E forse costui non ne conosceva nessun'altra, visto che seguitava a ripetere questa sola. «È uno scherzo! È uno scherzo! È tutto uno scherzo!» Il passero, dopo averla replicata una ventina di volte, fece un altro frullo e volò via. Il silenzio, finita la canzonetta, si era ingrandito ad una misura fantastica. E Giuseppe, nell'ascoltarlo, ebbe una sorpresa. E il silenzio, in realtà, era parlante, anzi, era fatto di voci mescolate ai colori. E allora capì che quelle luci tremante negli alberi erano tutte voci del silenzio e che in quella moltitudine si distinguevano tutte le frasi e i discorsi e le voci a migliaia, 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 le canzonette, i belati, il mare, le sirene d'allarme, gli spari, le tossi, i convogli per Auschwitz, i grilli, le bombe. E che me lo dai un bacetto, Usè? Questa multipla sensazione di Giuseppe, non facile a descriversi, fu in se stessa semplice e rapida. E l'effetto che ebbe su di lui fu di farlo ridere. Si trattava, a detta dei medici, di una manifestazione allucinatoria provocata dalla malattia epilettica di cui soffriva. Ma che si fosse trovato a passare in quel momento, in quella tenda d'alberi, non avrebbe visto altro che uno spensierato morettino dagli occhi azzurri, il quale rideva di niente, con lo sguardo in aria, come se una piuma invisibile gli vellicasse la nuca.
Pochi giorni dopo, rientrando, sua madre lo trovò disteso a terra nell'ingressetto buio di via Bodoni. Era tutto vestito e davanti all'impossibile la volontà di Ida si tirò indietro facendoglielo credere solo caduto. Durante l'ultima ora Giuseppe in realtà era caduto e ricaduto da un attacco all'altro del suo male senza sosta. E dopo averlo trasportato in braccio sul letto, essa si tenne china su di lui in attesa che rialzasse le palpebre in quel suo sorriso particolare. Solo incontrando gli occhi del cane, essa capì. Giuseppe era morto, come era morto suo fratello Nino, come era morto il suo cane, Blitz. Ida provò allora lo stimolo di urlare, ma mutolì ad un ragionamento immediato. Se grido mi sentiranno e me lo porteranno via. E dopo aver tirato il catenaccio dell'ingresso, in silenzio prese a correre nelle sue stanzucce con tale violenza da farsi dei lividi del corpo. Si dice che in certi stati cruciali davanti agli uomini ripassano con velocità incredibile tutti gli stati della loro vita. Ora, nella mente stolida e malcresciuta di quella donnetta, mentre correva a precipizio per il suo piccolo alloggio, ruotarono anche le scene della storia umana, che essa percepì come le spire multiple di un assassinio interminabile. E oggi l'ultimo assassinato era il suo bastarduccio, Giuseppe.